l'unica bella signora di colore è un prete. It was a miracle I even got out along with alive. Ed ogni giorno celebra il suo rito in una piccola chiesa che si allaga quando piove. Ma per fortuna qui non piove quasi mai. Il caldo soffocante, più di 50 gradi, a volte obbliga i pochi abitanti a vivere sottoterra. Ma uno strano personaggio ci conduce nella sua abitazione stravagante, chiamata addirittura il nido del coccodrillo. And the blind pencil seller waving his stick, shouting for his dog that lay dead on the side of the road. And me, if you can believe this, at the wheel of the car, closing my eyes and actually praying, not to God above, but to you, Sam. Quello che stiamo ascoltando alla radio, colonna sonora di un celebre film di Wim Wenders, girato in Australia, ci ricorda che siamo alla fine del mondo, dove spesso si prendono strade che finiscono nel nulla. Some things we plan. We sit. Tra le tante stravaganze di questo paese, ricordiamo la barriera per i dingo, lunga più di 1000 chilometri. Con regolare servizio di manutenzione assicurato da un gruppo, da un'equipe, da una squadra, ma che da una persona. Serve per proteggere gli allevamenti del sud dalle incursioni dei famelici cani provenienti dal nord. L'interno dell'Australia è un posto strano e insondabile. C'è qualcosa in tutto quel vuoto che esercita una singolare attrazione sulle persone. È un ambiente che ti vuole morto, eppure, a più riprese di fronte a incredibili privazioni, per le più magre delle ricompense, gli esploratori vi si avventurarono. È quasi impossibile esagerare la natura punitiva dell'interno australiano. Per gli esploratori del XIX secolo non significava solo un caldo inesprimibile e una costante scarsità d'acqua, ma anche un migliaio di altre miserie. Formiche fameliche si arrampicavano su di loro ogni qualvolta si fermavano a riposare. I nativi a volte attaccavano con le lance. Il paesaggio era pieno di cespugli spinosi, le cui punture, mischiandosi con sudore e terra, quasi sempre provocavano infezioni. Lo scorbuto era una piaga costante. L'igiene era impossibile. Gli animali da soma spesso impazzivano o perdevano la voglia di andare avanti. Per gli esseri umani, così come per gli animali, quasi ogni momento era inferno vivente. Eppure, gli esploratori continuavano a tornare. Quasi tutte le spedizioni del XIX secolo cominciarono con qualche scopo pratico apparente. Trovare una via per una linea telegrafica, oppure la ricerca di oro, o la scoperta di qualche zona di promesse nascoste. Ma quasi senza eccezioni, gli esploratori finivano presto trafitti dal vuoto. Incapaci di resistere al suo incanto, si spingevano oltre. Eh già, trafitti dal vuoto come noi del resto, che continuiamo nel nostro ostinato viaggio verso sud. Ci hanno raccontato quando era giovane John Campbell girava per le sue proprietà a cavallo. Oggi lui e i suoi cani preferiscono fare meno fatica. Come on Charlie. Get up Charlie. Come on Charlie, get up. Charlie, get up. Okay. La sera, intorno al fuoco, i suoi pastori, discendenti di antiche tribù che abitavano questa regione, cantano da sempre leggende del mondo aborigeno. Oh,
C'è addirittura una leggenda degli aborigeni che narra la storia di Akurra, un serpente gigantesco che scavò le gole presenti nella zona andando in cerca di acqua. Lungo i fianchi dell'Ikara si può ancora udire il rumore del ventre del serpente che striscia. Tra le innumerevoli leggende degli aborigeni, una sola racconta che questo è il cimitero dei canguri, dove vanno a morire lentamente gli anziani esemplari del gruppo.